Ciao a tutti amici Cinefonieci.com. Prendete una number one F1, cambiatele il vestito, mettetene uno più grande, grosso, resistente ed ecco a voi lo F2, orologio semi-smart per il tempo libero. Iniziamo dalla confezione, che ritorna a quella che conosciamo, solo un po' più alta. Infatti si presenta la scatolina bianca con logo colorato number one e le caratteristiche presenti sulla destra. Aprendo troveremo un manualetto cinese e inglese, che vi invito a leggere prima di iniziare l'uso, perché troverete tutte le combinazioni dei vari pulsanti e le rispettive funzioni ed il device. Il design si presenta come gli orologi di stampo militare o d'escursionismo, ovvero grande, voluminoso ma super resistente. Troviamo una cassa di 5.6 cm x 5.6 cm con uno spessore di quasi 2, 1,8 per la precisione, realizzata con iniezioni di silicone, con viti a vista e schermo annegato e protetto dalla ghiera esterna. Il cinturino misura complessivamente 25.5 cm, è spesso 3 mm ed è realizzato in TPU molto solido, con trama semitessuto e doppio pin di chiusura. Al polso si presenta un po' ingombrante ma saldo, e dà quella sensazione di indistruttibilità, anche se il peso di 80 grammi all'inizio si sente un bel po'. Al centro troviamo il display da 1.1 pollici in bianco e nero, con copertura ultra resistente, ed abbiamo 4 tasti per gestire tutte le funzioni disposte in coppia sui lati. Da una parte troviamo il tasto Light e il tasto Mode, e dall'altra Start e Reset. La visibilità è sempre buona anche sotto il sole, peggiora solamente nel caso in cui ci siano riflessi molto marcati. Essendo parente della Smartband F1, all'interno è montata la CPU della German Dialog, la 14580, con supporto a connessione Bluetooth 4.0 per interfacciarsi da Android ed iOS rispettivamente dal 4.3 e dal 7, ed una batteria classica a bottone questa volta, la CR2450, sempre al litio, che offre una lunga autonomia. Infatti i suoi 550 mAh possono, secondo il costruttore, garantire 2 anni di stand-by. Non possiamo assicurarvelo, ma una cosa certa è che quasi quasi potremo arrivare o ad ambire un anno di autonomia, poi ovviamente cambia a seconda del vostro uso. Le funzioni che ritroviamo in questo F2 si distinguono in due filoni principali. Uno, posizionato sotto l'ora principale e che incorpora tutte le funzioni sportive, come quelle delle band, a cui vanno ad aggiungersi temperatura, non molto precisa perché il colore del corpo la influisce molto, l'altitudine e la gradazione degli UV. Le misurazioni sono precise all'80% per quanto riguarda le calorie, i passi, eccetera. Sopra l'ora principale ritroviamo il secondo filone, ovvero le icone smart, che servono per comunicare col nostro smartphone, ovvero Bluetooth, a seconda di lampeggio o meno, acceso, spento e connesso, la camera, le notifiche con simbolino o messaggino, purtroppo non sempre funzionanti, e le chiamate con simbolino cornetta, che vengono sempre segnalate. Per quanto riguarda la fotocamera remota, va avviata dall'applicazione e con doppia pressione simultanea di Mode e Start si aziona. Bene ragazzi, cinefonici.com, proviamo l'IP68 di questo number one F2. Vi dico già che l'ho già immerso dentro, quindi regge benissimo, ma proviamo questo gettone d'acqua che, come sapete, un altro smartwatch lo ha ucciso. Zoom. Visto? Funziona. Perfetto. Prova superata. Bene ragazzi, proviamo anche la resistenza agli urti, il cosiddetto anti-shock. Che dite? Bene, recuperato. Come vedete qui è praticamente intatto, ok? La caduta è stata bassa, ma proviamo così intanto, che non si sa mai. Comunque è molto resistente, questo è confermato. Ora, dopo le due prove, passiamo all'applicazione per la gestione. L'applicazione che gestisce il tutto è tratta dalla normale applicazione Fundalwear, ma in questo caso personalizzata per un Number One F2. È semplice ed intuitiva da gestire, solo che purtroppo non ha un funzionamento liscio. Infatti, ad esempio, sebbene salviate il sonno, non lo segnerà mai nel grafico della pagina principale, nel tondo per intenderci, ma lo troverete soltanto entrando in quello specifico giorno per giorno, in cui dovete cliccare entrando su quello mensile. Poi ad esempio gli SMS e le notifiche ve le invierà oppure no, quindi è un po' un'incognita. A parte questo, si interfaccia dovere con l'orologio e va
per il resto discretamente. Quindi alla fine questo dispositivo, adatto a chi di voi vuole qualcosa di indistruttibile, ma nel contempo vi permette di segnalarvi calorie, percorso e via dicendo. Consigliato anche per chi di voi cerca magari un pensierino, un regalino per figli, nipoti e perché no amici ed amiche appassionati di escursionismo o comunque di passeggiate. Bene amici cinefonici.com, siamo giunti alla fine. Questo Number One F2 è realmente un orologio per l'uso esterno, quindi se dovete immergere le mani o fare attività sportive che comportano anche urti, non preoccupatevi, li regge. Se vi interessa lo trovate su gearbest.com e byswear.com. Noi ce l'ha inviato la stessa azienda, che ringraziamo. Il prezzo è tra i 20 e i 25 euro, così nero con finiture cromate, oppure sempre nero di base con finiture blu o finiture verdi. Quindi non resta che dirvi alla prossima e ciao da Simone.